vediamo la dell'Ivo. Connessione in corso. Ciao. Sono pronta. Ciao ragazzi. Per la rubrica questi pazzi del papà. Ancora. Sono da sola. Se ne sono andati via anche i bimbi. Si ricrederanno quando vedranno questa cosa. Che cosa? Questa cosa, Ale. Una tenda LED. Sì, una tenda LED e smart intelligente che tu puoi programmare. Avete detto come tenda vuoi. LED con... Non vabbè, avete... Si è già ricreduta, hai visto? Una è già arrivata, aspetta che arriverà anche l'altro. Quando proveremo quella che ho chiamato la tendazza, la tenda pazza che si illuminazza. Ma prima facciamo il... giro di scatola! E vediamo cosa c'è nella confezione di Gozì. Così si chiamano le tende illuminanti. Piano. Ah, ops, mancano le luci. Sapete perché? Ho sbirciato la scatola prima, non ho resistito e non mi entravano più dentro. Ma no! Sì. Avvito. Male, cosa stai facendo? Avvito, ma non... ganti. Ah, non fare così, io ho il cacciavite smart, quello che gira da solo, provalo. Bello. Anzi, finalmente l'occasione per... Aspetta. Scusa, ma Matti dove è andata? No, è sparita perché c'era il lavoro noioso. Sì, bravo. Nah. Mi sa che torna per la programmazione insieme Matti, a qualcun altro. Matti. Ale sta mettendo i supporti, come vedete. E bisogna avvitarli uno per uno. Mm-hmm. E ci sono tutte le vitine in dotazione. Perché? Perché la tenda si può montare in tre modi. Uno appiccicandolo grazie a questi gancetti, cioè meglio attaccandolo a una tenda già presente, ma io vi direi pesa, occhio, vi casca tutto. Secondo, utilizzando gli scoccetti 3M già in dotazione. E terzo, volendo, vai alla vita, la mia soddisfazione. Hai visto che roba? Super! Hai visto super, c'è anche la luce. Oppure, terzo, Ale, puoi bucare il muro con questi due chiodi, spacca tutto. Anche questo, ragazzi, non ve lo consiglio, insomma. Tuttavia, dopo aver fatto questo lavoro ogni 15 cm, andremo a montare la tenda. Vorrei dire che andrò a montare la tenda. Brava, Ale, sulla scala! Allora, guardate gli adesivi 3M che erano inclusi. Permettono di andare ad appiccicare, vedete, la tenda alla nostra struttura. Togliamo l'adesivo. E applichiamo. Tiene bene? Tiene benissimo, guarda. Perfetto, guarda che filotto. Come mai non lo stiamo attaccando a una finestra? Lo so, è una tenda, ma sulla finestra i LED andrebbero a riflettere, Ale, creando una cacofonia luminosa. Va bene. E quindi li mettiamo su muro. Le dimensioni sono 2 metri di altezza per 1,5 metri di larghezza. E volendo, Ale, si possono combinare. Dai! Sono smart, guarda il delfino, da che piacciono i delfini. Sì. Si possono fare delle tendate da paura. Immense. Diamo corrente. E siamo fiduciosi. I colori primari. Non ci credo. È arrivato qualcuno, hai visto che è arrivato? Cos'è? Prova a schiacciare il bottone, Ale. Si compone. Si costruisce tutta. Si muove l'immagine. Mi raccomando, niente vento in casa. Non asciugatevi i capelli mentre usate la tenda. Non fare vento. L'applicazione ha già riconosciuto che c'è qualcosa ed è proprio questo gadget. Connessione in corso. Il dispositivo si sta collegando. Premi una volta il pulsante on off. Vai, Ale, premi una volta il pulsante on off. Possiamo dargli un nome? Nome tendazza. La tenda pazza. Guardateli, erano scappati. Ale, hai visto che sono tornate? E quindi vi beccherete altri numeri della rubrica acquisti pazzi del papà. La posizione della tenda è corretta, serve il punto di riferimento. E vai. Ma quando hai fatto? C'è l'immancabile aggiornamento. Aggiorna. Sono pronta. Anche l'app è pronta, Mati. Puoi andare già a settare delle immagini prestabilite. Sotto di te trovi una galleria. O fare degli effetti. Prova qualcosa tipo c'è la stella marina. Tramonto. Vedete che c'è il sole che scende? No, funziona. Ovviamente siete distanti, lo vedete meglio, no? Quindi immaginate sta cosa. Oh, le stelle si vedono. Proiettata. Hai presente, Ale, la garetta americana, no? Coi vicini, sì. No? Chi ha le luci migliori con questa spacchi di brutto? Poi volendo si può regolare. Guarda che c'è Babbo Natale. Piazza Babbo Natale. Vediamolo. Babbo, dove sei? Eccolo. Ma va, saltella pure. Questa. No. Cosa hai scelto? Pac-Man. Vediamo il Pac-Man. Pac-Man. Ma funziona veramente. Bellissimo. Vado da una parte e dall'altra. Cacca. Ah, vi siete messi già in versione cinema voi, Mani, sennò non si vede bene. Sì, bisogna essere almeno un 3-4 metri per iniziare a godere dell'immagine. Indovinate questo cos'è? Bello. Un coniglio. Non ci credo, c'è il coniglio. Sono animali.
E vai, dimmi che c'è l'immancabile unicorno. C'è sempre l'immancabile unicorno, vero? C'è un cavallo. Come non c'è? Ti puoi immaginare di mettere un corno. Un corno luminoso. Il pavone, bello. Vai, sgancia il pavone. Sì, sì, inizia a vedere la coda. Questo è troppo divertente. Coniglio in corsa. Vai a vedere. Sì, è lui. Bello. Io vi faccio provare la modalità musica. Provate a stare tutti zitti. Ciao. Nah. Risponde alla voce. E quindi anche se ci mettete una canzone. Bravo. Non ci posso... Pioggia di stelle. E si può cambiare anche motivo. Ciao. Forte, quadrate. Mi piace tantissimo. Cambia forma. Guardate. Le luci sono così. Guardate questa, qua. La notte di Natale. Le luci. Dai vicini, ma chi sono quelli? È bellissimo. E si può anche sincronizzare la musica dal microfono del dispositivo. Io vi mostro la modalità colore e ovviamente vi mostrerò il giallo. Ma dai, ma sì. Come i graffiti. Rosa. E vai, Rosa! Cosa vuol dire graffiti, scusa? Che puoi fare quello che vuoi. No, c'hai una tela libera che puoi andare a personalizzare. E sotto hai tutti i comandi tipo editor. E dopo alla fine scegli tu. Puoi pulire tutto. Scegli tu cosa fare. E quindi poi lo mostri lì sopra. Hai anche la possibilità di fare il disegno simmetrico. Ma va, che forza, lo divide già in due. I colori in base all'umore. Che cos'è il giallo? Che cos'è? Dimmi, è in inglese ma capibile. Afraid? Non ci credo, spaventato. Posso provare? Qua ti aiuta con gli abbinamenti. Aspetta. Ce n'è per tutti. E che cosa sono quegli aloni? Lo shopping pazzo a volte ha dei piccoli difetti. Cioè, o meglio. Allora, vedete, le tende erano molto spiegacciate all'interno della scatola. E quindi, se il LED sta leggermente girato da questa parte, crea un alone. L'unica è avere pazienza ad aspettare. Perché col tempo i LED andranno a stendersi bene. Bisognerebbe quasi piastrarli, usare la piastra per capelli. Sicuro? Ottimo, la plastica. E farli belli lisci, dopodiché che Ale sarà uniforme. Dopo in fuoco tutto e... No, non fatelo! La piastra. È evidentemente del formaggio. Bravo. Ma che... È una torta! Ah, ma è un pollicione! Adesso l'ho capito con lo sfondo rosso. Ma cosa stai facendo? Si può spostare! No! Puoi anche animarla? Sì. E quindi fa scorrere pollicioni a manovella. Questi sono gli effetti movimento. Si può anche regolare la velocità. È fatto già, applica? Eccolo! No! I pollicioni scorrono. Fatemi provare. Ma è bellissimo. Guarda, non fosse per quella cosa degli aloni, no Ale, che è proprio un peccato. Ma lì si tratta solo di stirare e piegare. Guardate che bello. I disegni si possono anche salvare. Si può dargli un nome? Sì. E vai. E il bello, vi dirò di più, vanno nella galleria Do It Yourself DIY. E quindi anche le altre persone possono utilizzare il nostro pollicione. Stupore. E non solo, vi dirò di più. Quando andremo nella sezione DIY scopriremo altre magie. Modella. Carica. Cosa fai, modella? Guardate. Esce da due tende luminose. Babbo Natale. Proviamo questo. No, qualcuno si è inventato Hello Kitty. Non la vedo. Riaprite le tende. Magia, riapriamo le tende. Insomma, si uniscono. Eccola. E si forma Hello Kitty. No, ma che bel disegno, è venuto proprio preciso. Aspettate, spettacolo. Spettacolo. Yeah! Ma da dove è spuntato quello yo-yo? Non lo so, mi sono inventata una cosa. È come Ladybug, Nicky, tutti hanno un yo-yo in tasca. Sta sparendo. È rimasta solo la tenda. Incredibile. Wow. La tenda si è svolta. Si guarda in giro. Cerca qualcosa. Non lo trova. Lo trova. La sorpresa della scoperta. La legata della tenda. Sottofondo musicale, vai. Sottofondo musicale. La tenda si illumina. È tornata. Gran finale. Applauso! Ah! Brava! E come premio, vediamo se indovini questo. Lancialo! Oh, si carica? Devi venire indietro, secondo me, perché da lì non si vede. Ah, da qui si vede bene. E allora chi è? Stitch. Sta facendo anche il balletto. Vediamo se indovini tu. Vai, voi caricate. Io cosa faccio? Sto vicino, ragazzi, e poi mi allontano. Così anche voi da casa provate a indovinare. Così non si capisce assolutamente niente. Ci allontaniamo. Aspetta, che cos'è? Un orsetto? No. C'è scritto cap? No, che ho c'è sbagliato, scritto? Fuochi d'artificio!
sbaglio. Ah, questo era facile. Questo? Dai, aspetta, componiti. Scusate. Componiti il wifi, wifi. Beh, si capisce. Guarda, una cosa rossa sotto. Una slitta? Babbo Natale? No, è il tetto di una casetta. Eh? È Snoopy! È Snoopy! Vai, ci sono! Da Babbo Natale. Eccoli il musetto. E per gli esagerati, non ci sono solo i graffiti, ma anche le GIF. Vai, si faccia GIF, le GIF le potete selezionare dai suggerimenti, oppure le potete caricare voi, quindi vi fate la vostra personalizzata e poi andate a caricare dal rullino foto del vostro telefono. Oppure faccio un ammasso. Cos'è l'ammasso? Sono i colori che si sommano! Che forte! Le hai scelti tu? Sì. E che succede quando si compongono tutti? Cadono, guarda. Dobbiamo attendere. Allora, il giallo, bravo, hai scelto bene, immancabile. Oh, no, che forza! Tutti effetti salvabili e poi ricomincia. E qua vedete anche le altre possibilità che ci sono. Sfumature, flusso. Rotazioni, flussi. Flusso. Scegli i colori, flussali. Applica! Ma che bello! Flussano di qua e di là. Salgono su e salgono giù. Anche questo effetto è bellissimo. E allora dovete ammetterlo, ragazzi. Tu che ti stupisci a forza di... Tu che ti godi la luce lì distesa. Sale, scende e poi riprende. Bellissimo. Sono tantissimi effetti che si possono fare. Pensa per decorare feste. Potete anche segnalare il puntaggio di una partita, certo, se volete. Ok, adesso però dovete riconoscerlo. Vi è piaciuta la tendazza? Sì! Sì! E vai! Allora, se la tendazza, ragazzi, è piaciuta anche a voi a casa, mettete un pollicione! E non mettete le tende al vento! Ah, si muove tutto! Ma iscrivetevi! Canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!